Lazio, anche se per gli esperti già da domani ci sarà un significativo miglioramento con le piogge che diminuiranno gradualmente di intensità. Ma quella di oggi è stata un'altra giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco. Centinaia gli interventi messi in campo soltanto a Roma e provincia. I maggiori danni si sono verificati sulla costa tra Anzio e Nettuno, con allagamenti in diversi scantinati, esercizi commerciali e sottopassi. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto crollare una parte del terreno su un binario nei pressi di Mare Chiaro, causando modifiche e rallentamenti dei treni tra Campo di Carne e Nettuno. Ma il tempo ha interessato anche il litorale a nord di Roma, sotto osservazione la costa di Fregene per una nuova mareggiata che ha inghiottito le cabine di due stabilimenti. Allagamenti anche a Focene e Fiumicino, dove 7 persone sono state sgomberate dalle proprie abitazioni. Ad Ossea, sotto la furia delle onde, ha ceduto la statua del Nettuno, posizionata lungo una scogliera vicino al pontile. Sorvegliato speciale anche il livello delle acque del fiume Arrone, nei pressi di Fiumicino. Diverse poi le zone della capitale, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per rimuovere i grossi rami caduti per il vento. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino per rischio idrogeologico codice arancione fino a questa sera, soprattutto in alcune zone costiere e del sud Pontino.